sia numeri importanti in termini di occupazione, sia come numero diretto che come numero indiretto di persone coinvolte nella vicenda Itachi. Io devo ringraziare un po' tutti i soggetti sottoscrittori di questo protocollo. Perché? Perché questo protocollo fissa delle regole ben precise cui l'azienda si fa carico per evitare che ci siano qualsiasi forma di la pur minima infiltrazione di malavitosa in questa azienda. Ecco perché ho voluto fortemente questo protocollo, perché le regole in più che abbiamo fissato, stabilito, daranno a tutti la possibilità di vivere nella maggiore trasparenza possibile e quindi continuare a far sì che questa azienda faccia il proprio lavoro, cercando sempre non solo di mantenere gli attuali livelli occupazionali, ma io ritengo anche di incrementarli, perché c'è bisogno di occupazione e la legalità è il primo elemento per assicurare occupazione in questa città metropolitana. Quindi è un grande atto di fiducia che lo Stato fa nei confronti di un privato, sostanzialmente? Sostanzialmente è non un atto di fiducia, è un reciproco darsi la mano a livello istituzionale in cui le vicende pubbliche e quelle private si intrecciano virtuosamente nel segno della legalità. Perché l'azienda si sottopone, per esempio, a richiedere informazioni antimafia alla prefettura anche laddove non è previsto, per i contratti per esempio al di sotto di 150.000 euro, e quindi questo significa che la filiera dei punti di legalità è una filiera abbastanza ampia.